Hem fet un petit canvi perquè he vist que el professor Josep Sánchez Salvallón encara no ha arribat i per tant el Marcel Farinelli farà ara la seva ponència. Marcel Farinelli és doctor, també forma part del GRENS de l'UPF. Ell és sard i ens d'origen sards i, perdó, és de Sardenya, no voldria entrar en conceptes de nacionalitat. I en tot cas ens parlarà de Trípoli, del sol de More, la guerra italo-turca i els inicis de la crisi europea. Quan acabi farem un torn obert de preguntes, tant de la ponència d'en Escúlies com d'en Farinelli. És la meva intervenció, que aquí no té el títol, però va no precisament en 1914, sinó que es refereix al 1911, a la guerra, anomenada guerra italo-turca, la guerra amb la qual el regne d'Itàlia es fa amb l'actual Líbia, amb les dues regions que originalment es diuen Tripolitània i Cirenaica. Aquesta guerra, segons la meva idea d'aquesta presentació, és que és hi ha una relació entre aquesta imatge, que és l'imatge amb la qual a Itàlia es dona la notícia que Trípoli, la ciutat més important de la Líbia, és cau en les mans dels italians, della marina italiana, es tracta dell'ottobre del 1911, i aquesta altra imatge, che è sempre uno dei più importanti diari italiani, l'assassinato a Sarajevo del 1914, che dona il passo alla crisi e alla deflagrazione della Prima Guerra Mondiale. Vi è una relazione tra questi due eventi, 1911 e 1914, una relazione che non è una relazione diretta, non è che l'Italia ha provocato la Prima Guerra Mondiale, però vi è come una reazione a catena, probabilmente chi governava l'Italia in quel momento non si immaginava assolutamente di provocare una serie di reazioni che attraverso le guerre balcaniche, della quale vi ha parlato Juan Aramateix, arrivano a provocare questa crisi balcanica e finalmente la deflagrazione della Prima Guerra Mondiale. In pratica io intenterò descrivere come è chi livello di responsabilità dell'Italia in questa crisi del 1914. Principalmente perché l'Italia, decidendo di entrare in guerra al settembre del 1911 contro l'Impero Ottomano, in pratica diciamo che trenca tutte le regole del gioco diplomatico che abbiamo funzionato in Europa dell'epoca e che abbiamo mantenuto l'Europa come un spazio di pace. Principalmente l'Italia salta questo gioco diplomatico, salta questa maniera di risolvere le tensioni entre potenze europee attraverso di una negoziazione, se non di una imposizione, diciamo, alla violenza della sua volontà. Per intentare spiegare come è che l'Italia è un Stato che desestabilizza, diciamo, l'equilibrio europeo, dobbiamo cominciare a riflettere sopra la formazione d'Italia, non parlare della formazione d'Italia. Però è chiaro che entre 1859 e 1862, quando la penisola italiana si unifica e nasce il Regno d'Italia, aquest mateix factor è un factor che disequilibra in alcuna maniera la situazione geopolitica nel mateix Mediterraneo. La formazione di un Stato unico a Italia è il risultato di una confrontazione nel Mediterraneo, soprattutto tra Gran Bretagna e la Francia di Napoleone III. La Francia di Napoleone III nel 1859 aiuta militarmente il regno di Sardegna, la dinastia Savoia, a conduire una guerra, a guadagnare la guerra contro l'impero austriaco. L'obiettivo principale di Napoleone III, della Francia, era quello di sostituire l'egemonia asburgica nella penisola italiana con la propria egemonia, e gli avors ottenesse una divisione, una partizione in tre della penisola italiana: il nord seria per la dinastia Savoia e, meno o meno,
a una, mettono direttamente Napoli III consiglia contro il resto della penisola. A che plan naturalmente ha l'impegno britannico, se sta essendo nel Mediterraneo, che controlla Malta, la Siglia Sionicas e Gibraltar, è un pericolo. Gli avosse il gioco diplomatico molto complesso, molto resumito, la Matesh, se lo resumisce molto brevemente, s'acaba formando un Stato unitario in Gran Bretagna, Giuda, Garibaldi, che conquerisce il sud della penisola, e sforma che è stato, che è un Stato militarmente debole, però è un corpo molto forte al progetto imperialismo del Matesh Napoleon III. E a questa tensione franco-italiana è una prima linea di tensione nel Mediterraneo, ma una prima linea di tensione europea. Questa è una nazione giovane, che gli avors, a parte da questa tensione che viene tra Francia e Italia, gli ha un'altra discussione, è l'irredentismo. L'irredentismo italiano, ossia aquella risoluzione che si è trovata nel 59-61, è una risoluzione che, desde il punto di vista dei nazionalisti italiani, è una situazione temporanea, perché l'obiettivo è quello di riunire tutti che si considerano i territori spopolati per gli italiani sotto un unico Stato. E da ora l'Italia si trova già confrontata contro la Francia per la questione mediterranea, però soprattutto dal punto di vista dei nazionalisti italiani si rivendicano territori come Nizza, Monaco, e la Libia di Corsica, la Matesia Savoia, in parte dei territori Sediz, per un accordo a Napoleone III, però sono sempre territori considerati italiani e reivindicati. E nella parte orientale, nella parte del Mar Adriatico, la Dalmazia, la Venezia, che finalmente entra per parte d'Italia nel 1966, però ha questa continua tensione provocata per l'interventismo. Simile alla tensione naturalmente che porta tante Serbia e Mesta Stress a rivendicare un ampliamento nel Balcans. A parte queste due linee di tensione, vi è un colonialismo italiano frustrato. Per quando l'Italia fosse una potenza giovane, abbiamo una capacità militare non grande, pretende con le altre grandi potenze europee un suo spazio coloniale. Con che vi parte d'Africa? Il suo principale obiettivo è il Nord Africa. Però è un imperialismo, un colonialismo frustrato desde il principio, perché l'Italia è una potenza minore, gli avors non conta assolutamente con le altre potenze nei equilibri europei. Gli avors una prima frustrazione gli ha giusto vintanzi da spese della creazione d'Italia nel 1881, quando Francia le fa a Tunisia e consegue ottenere il protettorato di Tunisia. A ciò è una revenge in parte contro la formazione della Matesia Italia unificata. L'Italia è stata quasi convinta che Tunisia fosse parte del suo prossimo impero coloniale, perché era una terra molto prossima a Sicilia e vi aveva una colonia di immigranti italiani molto importante. Era la più grande dei vari immigrati che stavano spagnoli. Gli italiani erano la colonia di Mes forte. A ciò nel 1881 Pezzoni fracassa completamente, l'Italia intenta farsi un spazio nella zona del Mar Rouge, comincia a una presenza coloniale italiana in l'attuale Eritrea. E poco a poco, a partire dal 1990, fanno il salto intentando arrivare a conquerire l'impero di Etiopia. Etiopia era l'unico stato che aveva quedato praticamente indipendente in Africa. Un regno che, secondo il Matesh Etiopia, svantava una linea di descendenza dell'imperatore che durava e poi è fermata fino a 3.000 anni, 4.000 anni. In Italia, Francesco Crispi, un Garibaldi, che era il protagonista della unificazione d'Italia, intenta fare salti con che lì l'impero di Etiopia. È un fracasso, un gran fracasso militare,
e nel 1896 gli ha la battaglia di Alua, che qui è stata rappresentata in una delle diverse rappresentazioni etiopes, di arte etiope, è una grande rotta per l'esercito italiano. Una derrota, è la prima grande rotta di un esercito occidentale moderno, per parte di un esercito africano, che si dice che stava armato con armi francesi, migliori delle armi italiane, in questo caso, e la cosa che fece crea una versione Italia che per alcune cose può comparare la situazione del 98, un disastro coloniale. In Spagna, abbiamo una generazione, si può pensare, si può argomentare che esiste una generazione del 96 in Italia che porta ad espressamente un nazionalismo ben radicale e intende riferirsi da questa grande rotta. E in quel periodo, chi governa Italia da espresso la derrota di Napoli e nel 14 anni che precedesce l'entrata della prima guerra mondiale è Giovanni Giolitti, è questa persona che noi vediamo dalla descritta che abbiamo usato, è una figura politica che domina la scena italiana, ha una tattica di gente esponente d'Italia con trasformismo, non tenia una ideologia politica strettamente chiaro, era un politico liberale e si manteneva utilizzando queste maggiorie parlamentari variabili, un complesso equilibrio, tutto si basava sul fatto che i parlamentari non ben parte di un partito politico potevano cambiare la sua posizione a seconda di come la politica smuovia della necessità di maggiorie che tenia Giolitti in quel momento. Quindi è una politica che però intenta te diventa una visione abbastanza ampia e il suo progetto è quello di ampliare il consenso delle stati liberali italiani, incluendo per esempio le masse nella politica, ampliando il suffragio. È una posizione difficile, fa petite aperture al socialismo, aperture molto moderate, e ha una linea anticolonialista. Però c'è il problema che tanto alla destra come alla sinistra è scontestato. Il problema dei Giolitti è che tiene bonus da una parte, è il rappresentante del movimento break, è un movimento break che comunque, ma la resta d'Europa sta continuamente crescendo, un movimento break che apposta in buona parte della rivoluzione e che comincia a unificarsi. Giusto in questo istante, entre il 4 e il 6, e si crea un movimento unificato a tutta Italia, il sindacato si unifica in un unico sindacato, e il Davos ha di fronte a questa situazione, ha di fare sempre le concessioni a politiche moderatamente socialiste. E per l'altra banda c'è il problema di questa generazione del 96, che porta al nascimento del nazionalismo radicale. Un nazionalismo che è la persona che è Enrico Corradini, che è uno degli ideologi più importanti del nazionalismo italiano, e che comincia a pensare un nazionalismo che non è come la classica nazionalismo conservatore che sempre aveva funzionato in Italia. È tratta di un nazionalismo antiburgese, è tratta di un nazionalismo che è apposta per una rigenerazione della società italiana, una rigenerazione che può passare attraverso della violenza, può passare attraverso della guerra. La guerra è vista come una maniera, prima di tutto, di donare l'idea ai matrici italiani che sono un popolo che sono capaci di poter conquistare un imperio, di poter imposare la sua volontà in Europa. E soprattutto c'è questa mena di revenge dell'Italia per parte delle grandi potenze europee. La venta fuoco Europa, non sortiamo la parola, è una metafora secondo la quale si definisce l'Italia come sempre maltrattata in le simili internazionali e che passa sempre per non finire la sua pretensione di espansionismo tanto di cara al redentismo come di cara al colonialismo.
E ha un'altra metafora che comincia a funzionare, che è quella dell'Italia proletaria. Europa è una società dominata per il Sburgesus, che seriano Gran Bretagna e Francia principalmente, mentre l'Italia fa la figura del proletariato che sta sul mens. E devo dire che questa idea di revenge, noi sono esplorati in altri rappresentanti, non si comincia anche a avere una questa relazione tra nazionalismo e socialismo. E davanti a questa situazione, nel 1909, Giolitti esprova davanti alla necessità almeno esprova a fare equilibrista, e qui vediamo il doppio discorso di Giolitti, davanti alle masse, un discorso socialisteggiano, e davanti al nazionalista, un discorso etnese, bellicista e espansionista. E arriva al punto che nel 1911, per mantenere la sua posizione di potere, è obbligato per una banda a a promettere la concessione del suffragio universale e dell'organizzazione di un sistema di pensioni, un primo sistema di pensioni, una prima sicurezza sociale. E ciò naturalmente riposa l'obbligazione di fare un balance capa la dreta. E davanti a un movimento operaio che sta crescendo, davanti a una dreta che reclama una politica mediterranea e un'espansione coloniale o un'azione sporta dell'Italia, per risolvere questa situazione socialmente esplosiva, Giolitti arriva a decidere di fare una guerra. Trova che l'entrare in guerra, promuovere una guerra coloniale, è una maniera per sortire da questa situazione. Allora, l'idea di Giolitti è quella di fare la guerra, per fare la guerra. Non è stata l'idea di ottenere un protettorato, ottenere concessioni in Libia. La sua idea è quella di ottenere la sovranità assoluta nel territorio, nel dos vilayets, cioè il nome amministrativo, di Tripolitania e Sirenaica. E ciò è un fatto importante. È importante far ciò che la guerra si ripeta per rounds interni, per controllare la situazione sociale del paese interno. E è una prima novità nel contesto europeo. Però también deve considerare come non arriva improvvisamente a questa volontà di conquistare Libia. La diplomazia italiana aveva passato 30 anni previ lavorando per ottenere un protettorato a Libia. E nel 1911 diceva clà che l'Italia poteva reclamare il protettorato e ottenerlo. Assieme nel 1911 da Spres che Francia ha ottenuto il protettorato Marocco, la conferenza di Algeciras, e anche Tunisia è un protettorato. Quindi l'Impero Ottomano aveva seguito che sui territori si mantenne una sovranità nominale, perché ciò era una questione di apparenza. E nel 1911, quando l'Italia comincia a pressionare, a intentare provocare un accidente per poter intervenire in Libia, quando invia nell'ultimatum del 29 di settembre del 1911 al governo turco, il governo turco finalmente contesta che è stata disposta a lasciare pacificamente il protettorato di Tripolitania e Sirenaica senza nessun problema. A questa decisione è una decisione che è rifugiata per il governo italiano, perché il governo italiano che necessita di una guerra, andrà in guerra, e l'obiettivo già non è stato quello di conquistare la Tripolitania e Sirenaica, sino di generare questa situazione bellica. E Fenasci dà un trencamento della tradizione diplomatica, della strega del gioco diplomatico. Un trancamento che è spot vero come un pass previ, un esempio ben chiaro, una nazione giovane che esiste da fa 50 anni, che non trova soddisfazione se la sua richiesta di espansione coloniale o a Europa, e che acaba volendo usare alla forza la sua volontà. E è una situazione che dona un esempio chiaro alle potenze, alle stati balcanici, per fare la stessa cosa capa Turchia, sempre in una certa maniera giustificarsi. Però è anche la condotta bellica
l'organizzazione matrice della guerra che dona il passo realmente all'esclat della guerra balcanica. Prima di tutto, si deve dire che l'organizzazione bellica degli italiani, in questa guerra, è stata rappresentata da questa immagine, che è l'immagine tratta dell'armata Branca Leone, una pellicola italiana che è sinonima in Italia di una disorganizzazione, di un esercito pantomimico. Pensavo che la guerra comincia quando Ankara non sa organizzare le cose spedizionarie. A Napoli si stanno ancora sperando i militari che hanno disembarcato a Tripoli, però la marina già comincia da sera sanzioni e in teatri spediti che non tengono presa l'euro, per esempio in Libia. Il primo attacco è presa su una località attualmente in Grecia, che stava nella Rumelia, ossia che stava sotto il dominio ottomano. E non so che effetti denota una falta tanto di planificazione, però soprattutto di valorare il rischio che la guerra provoca, perché attaccare la base di presa posa in allarme tutta la marina austro-ungarica, che smobilizza per evitare un eventuale attacco italiano e nel mare Adriatico. Presa sta giusto all'imboccatura del mare Adriatico. Io so che questa disorganizzazione porta gli italiani a pensare che 40.000 uomini possono disembarcare e occupare la città di Costa Nera, che stanno difensate per 5.000 turisti. Con che gli Sarabs no, stanno sperando che gli italiani vengano a liberare dei turisti, a ciò sarebbe anche quasi un passeggio militare, si dice, bombardeggiamo la città, si disembarca e andiamo a trovare la guerra. L'obiettivo dell'Italia era che di ottenere la sovranità completa, totale. Già vedo con l'organizzazione non funziona assolutamente, tutti questi plans non vanno assolutamente nella direzione che si italiani fuori. Disembarcano in Tripoli, nella principale città di Costa Nera, però gli altri spedano. Non può andare un mese in là, perché se non c'è i turchi non si operano in una battaglia campale come si sperava negli italiani, sino organizzano una resistenza nella sua nel dell'interno e utilizzano i Sarabs, quindi la popolazione che maggioritariamente sta in Tripoli e nella città, per organizzare una resistenza, perché non stanno assolutamente felici e contenti di accogliere gli italiani. Lì ha anche un effetto abbastanza grave, che dimostra la falta di organizzazione, la falta di conoscimento del paese che andavano a occupare. Un corpo disembarcato a Tripoli nell'ottobre del 1909 distingue un manifesto, un comunicato alla popolazione araba, alla popolazione dei Tripoli, per assicurare che rispettarianno la religione, la casa, che faranno il sbocco. Però in capsana, che è il manifesto, io non tengo un'immagine per insegnarlo, non ha la bandiera d'Italia, sino ha un simbolo della dinastia Savoia, che è una crema. La popolazione, maggioritariamente musulmana, o gli Ayandambe Giueus, non stanno assolutamente contenti, non si sentono assolutamente sicuri, perciò è come una nuova crevata per loro. Allora, la relazione in pochi giorni si espande e gli italiani, in conto di fare questa guerra che gli sembrava come un gioco, in questo caso è un gioco, un tipo di gioco italiano, un gioco dell'oca, che non si esiste, cioè, però che parla della guerra italo-turca. In conto a questa situazione di idilliaca di fasi, gli italiani si trovano davanti della reazione degli eserciti, della popolazione che attacca in Tripoli, e gli ha una massacre di un gruppo di bersaglieri, di militari italiani che si trovano ai piazzi e che sono a niente completamente, massacrati un per altro. Che sono troppo sdegni, sì, sono troppo sdegni, e non conseguono resistere né all'attacco turco né all'attacco della popolazione. Questa è una postale che indica questa l'eccidio di Sharashat è la località dell'oasi di Tripoli, onde ha passato questa massacra. Si calcola che agli morti 400 italiani, la maggior parte dei quali erano prigionieri. Gli italiani anche
es donan els mateixos a la deportació i al massacre, es calcula que just després aquest, sí, aquest massacre de Xarxa hi haurà una matança de 4.000 abitants de Trípoli i uns altres 4.000 seran deportats en les illes entre Líbia i Sicília. Llavors, la situació és bastant cruel i comença també a ser una guerra de posició, perquè els italians en pràctica es queden en la línia della costa i això és una mappa de Trípoli i atrinceran tota la ciutat all'entorn i es queden allà, comença una nuova guerra di posizione. Aquesta guerra di posizione, malgrat l'utilització di armas bien modernas, per quan els italians no tinguin un exèrcit tan fort, però són els primers a utilitzar l'aviació. Probabilmente nel desperato intento di sortire dal campo a trincerati e arrivare a poter bombardeggiare. Bombardeggiare una bomba di mano, direttamente, non è un po' fratello di tecnologia, sarebbe sviluppata. Però, mentre questi fatti, che non hanno il legame tra condotta bellica nel 1911 e condotta bellica nel 1914, è la guerra nel mare, è la guerra mediterranea che fa la Marina italiana, che crea un problema e fa precipitare la situazione. Già nominato con le prime attacche, è un attacco a una base militare, una base navale, che crea una tensione all'impero austro-ungarico. Sono soprattutto le azioni degli italiani nel proprio oriente, soprattutto nella zona del mare Egeo, che posano in pericolo gli equilibri europei. Prima di tutto attaccano Beirut. Beirut era bombardeggiano una unità che si trovavano nel porto di Beirut, bombardeggiano però tanto il porto di Beirut e creano un accidente internazionale in Francia, che tenia un certo interesse agli altri, gli anni cittadini francesi morti, e ciò crea un'altra situazione di tensione. Però tutto precipita quando la marina italiana entra direttamente nel Dardanelles, bombardeggia il Dardanelles, che si dice le stret, che è il punto con le tensioni internazionali s'accumulano, è veramente il punto febbre dell'impero ottomano. In due occasioni, prima bombardeggiano, in un'altra occasione bombardeggiano, entrano dentro gli Stati Uniti. E questa azione entra a una flotta dentro della Matescia Stretto, dona l'idea della febbrezza dell'impero ottomano, che non è capace di difendere la parte più importante del suo impero, la parte on mes las potenzias adresan il suo interesse. Després hi ha la conquesta de Rodas i 12 illes de les Espòrades, que són, a partir d'aquest moment, són realment una presa de guerra. Sí. És una acció completament fora dels projectes dell'estat major italià. Hi ha aquesta conquesta de queste illes que quedaranno com illes italianes, malgrat nels tractats de pau Italia tindria che ritornare questa sigla all'impero ottomano. Tutto plegato a questa situazione dona l'idea agli Stati balcanici che già abbiamo cominciato a organizzarsi che è il momento opportuno per attaccare l'impero ottomano, perché è il momento nel quale l'impero ottomano è febbre, può essere attaccato e soprattutto l'esempio italiano è l'esempio di una guerra rapida, una guerra che non de movimento, combattuta soprattutto per la marina, però dona sempre l'idea di questa guerra rapida e soprattutto precipitano le potenze degli Stati balcanici a intervenire contro la Turchia perché temono che a questa azione il Dardanelles, Austria-Ungheria, Russia, Gran Bretagna, Francia, feriano una cosa per bloccheggiare la guerra che è arrivata in punti caleni realmente. E allora se ciò teoria la possibilità di questa Balkanix di farsi la parte europea di Turchia. E allora, qui già ne parla Giovanni, cominciano le guerre balcaniche, che sono una guerra che portano, credo, 200.000 morti, una cifra non grande, che sono una guerra di movimento, in tutto caso.
Donc, la idea entra a me se la guerra moderna sia una guerra rapida o se è una guerra che può risolvere le missioni avanzate rapide. E la spesa di ora è tutta una illusione. Però queste due guerre espandono la situazione e gli equilibri al Balcani e creano tutto quel contesto che la spesa porterà all'esplat della prima guerra mondiale. Y luego yo no he investigado a fondo la guerra libia, la guerra libica o la génesis de la Primera Guerra Mundial, pero creo que esta responsabilidad de Italia, cuando mínimo de comenzar esta cadena de estos eventos, es un factor que sabría tener en cuenta en analizar la crisi che nel 1914 acaba con la Belle Époque. E anche questa riflessione, che è una riflessione appunto sulla la tavola, che è il frutto di un'investigazione mia, concludia a questa immagine di Tripoli, del Sol d'Amore, che non l'è smentata al principio, è una canzone propagandistica, con la quale si fa credere che Tripoli e la Libia si vinna una terra fertile, una terra prospera e soprattutto una terra con gli italiani vanno a trovare l'amore, non schiaffe la guerra. Con, esattamente, Faccetta Nera, su un'altra di questo tipo di canzoni che però funziona nella guerra di Etiopia al anni 30. La cosa che mite dell'italiano, del soldato che non va a fare la guerra, sino che va a fare un'avventura amorosa o qualcosa, ha funzionato, è uno dei motivi perché l'Italia, prima di tutto, non sa usare tanto l'accento sopra la responsabilità di un'unità italiana, perché nasce con questa guerra, con questo tipo di opere d'arte, di pellicole, l'idea degli italiani brava gente, degli italiani che sono persona buona, che non può dire male. E è una show. E continua.